Ok. Salve a tutti ragazzi, benvenuti su TechTV, io sono Anas e oggi come vedete siamo con un nuovo episodio di Mass Effect 2. Siamo anche in compagnia di Jake su TS. Buongiorno. Buongiorno, allora, l'ultima volta eravamo in quella stanza là e quindi adesso andiamo avanti. Allora, dovevamo scappare dal coso che era tutto... stava tutto per esplodere. Porta apri, Shepard, qualcuno ci chiama, no, aiuto. Oh, c'è un tipo. Ah, dobbiamo aiutarlo, ok. Puttana. Oh, e arrivano altri tipi. Cosa ci fai qui? Pensavo che sia finito. Gli dico chi sei, però non so chi sei. Sei con Miranda? Sì, scusami. Mi ero scordato che tutto questo è nuovo per te. Io sono Jacob Taylor. Sono di stanza qui da... Nemici individuati. Puttana. Merda. Va bene. L'ha ammazzato in un colpo. Miranda ha già deciso di metterti in campo. Ti dirò tutto. Prima dobbiamo arrivare alle navette. Vabbè, fammi strada, dai, andiamo subito. Ti seguo. Prima cosa liberiamoci di... Perché stava guardando al suolo, tra l'altro? Corto di clip termiche, ma io sono un biotico. Se vuoi che li colpisca duro, basta che me lo dici. Io sono un biotico. Quindi se lui è biotico fa queste cose, va bene. Lo sappiamo almeno. Intanto io cerco di ammazzarli. Allora, tieni il mouse sinistro, questo qui, shift. Porta il mouse su attrazione, dov'è? Questa cos'è? Munizioni, adrenalina. Coesione. Attrazione. A sinistro, wow, del mouse. L'ho usata. Punta a un nemico e usa attrazione. Ma perché non me la fa usare? Ah no, ok, l'hai usata. Scherzavo, no, ha funzionato. Stanno ritirando. Ah no. Ah, ok. Qual è la via, più rapida? Ok. Ah, no, sì. Dipende tutto dalla quantità di mech. Forse è un glitch di Mass Effect? No, grazie. Basta che premi. Allora, di premere. Dite un attimo, sto sentendo, zitto. Dopo, dopo. Hai distrutto un gruppo di mech nel settore D. Shepard è vivo. Ma come diavolo? Non importa. Devi tirarlo fuori da lì. Usa il tuo servizio, ragione della sala di controllo del red. Ricevuto Wilson, resta su questa frequenza. Andiamo. Andiamocene da qui. Certo, questa porta ci condurrà ai tunnel di servizio. Ok, ora puoi dirmi che glitch era. Però non lo farò lo stesso perché non mi fido. Allora di premere. S, Z, D, 0, 9. Ma puoi dirmi cosa fa? Oppure era 0,8. Guarda, tipo succede una faccia di bug grafica. Non mi interessa. Dopo va via dopo 2 minuti. Lo farò in un altro video. Non mi fido, quello è il problema. Tanto allora, siamo avanti con il nostro amico che non mi ricordo già come si chiama. Com'è che si chiama? Me lo dice? Non mi dice come si chiama, ok. Puttana. Non so se stiamo morendo. Dov'è la vita, tra l'altro? Ok. Dato. Aiuto. Ok, andiamo direttamente a aiutare Wilson. Dove sei? Minchia. Puretto. Dov'è? Allora, sala serie B, forse qua. Eccolo. Sono qui. Quei bastardi mi hanno colpito alla gamba. Andiamocene da qui. Andarcene da questa stazione. Non posso muovermi se qualcuno non mi sistema. Lui tra l'altro dovrebbe essere quello che era insieme a Miranda quando ci hanno curato. Presumo. Spero ce ne sia abbastanza per rimetterlo in piedi e farlo camminare. Cioè, si assomiglia, non so se lui. Era pelato, non so. Vai. Abbiamo preso Medigel, dobbiamo andare a darlo al tipo. Tieni mouse sinistro per dare un comando. Coesione, aspetta, dov'è coesione? Non mi spiega nulla questo tutorial. Ah, ho già fatto, scherzavo. Ho schiacciato una cosa a caso, ha funzionato, bene. Grazie Shepard, non è che... Okay. Non avrei mai pensato che mi avresti salvato la vita. Ora siamo pari. Volevo provare a disattivare i mech di sicurezza, ma il responsabile di tutto questo ha fritto l'intero sistema. Ormai è irreversibile. Non ti abbiamo chiesto cosa stavi facendo. Comunque, perché puoi accedere ai mech di sicurezza? Tu eri nel settore biologico. Non mi stavi ascoltando. Sono venuto qui per risolvere il problema. Inoltre, mi hanno sparato.
Questo come lo spieghi? Ora non ha importanza. Chi ha tradito chi? Quei Mike stanno sparando a tutti noi, lo scopriremo dopo. Prima dobbiamo trovare Miranda, non possiamo abbandonarla. Lascia perdere Miranda. Era nel settore di... I Mike hanno invaso... Io, a me puzza che lui c'entra qualcosa. Il buon Wilson, perché... Si uccidere da qualche Mac, è ancora viva. Sta mandando la... Sta buttando merda a Miranda, poretta. Le spiegazioni possono essere solo due. O è morta, oppure è una traditrice. Forse, forse no. Più tempo per fidarmi delle persone. Miranda teneva molto a questo progetto. Non l'avrebbe mai ascoltato. Ok, forse non è colpa sua, ma questo non cambia la situazione. Noi siamo qui e lei no. Dobbiamo salvarci. L'hangar delle navette è... Non so, guarda, i sottotitoli sono un bel po' diversi rispetto al gioco. Ah, non posso scavalcare. Ah, sì che posso scavalcare. Come ho fatto a scavalcarlo prima? Non spazio. Ah, sono un cretino, devo piazzare la carica, ho sprecato le mie granate. Temuto Maiusk Sinistro. Sovraccarico, dov'è? Ok. Madonna però. Cristo santo. Ok, li abbiamo sistemati. Per noi si mette male. Shepard, se ti dico per chi lavoriamo, ti fidi di me? Non mi sembra proprio il momento, Jacob. Non ce la faremo se lui si aspetta un colpo alla schiena. Se vuoi farmi pensare il capo, Jacob, accomodati pure. Il progetto Lazarus, il programma che ti ha ricostruita, è finanziato e controllato da Cerberus. Mi hai mentito. Che eri nell'alleanza. Non mi piace farmi prendere in giro. Non ti ho mentito, comandante. Io ero nell'alleanza. Prima di unirmi a Cerberus. L'alleanza ti aveva dichiarato morto. Si erano arresi. Cerberus ha speso una fortuna per riportarti in vita. Anch'io sarei sospettoso. Ma al momento dobbiamo collaborare per sopravvivere. Puoi togliere, ti prego. Di sapere tutto. Una volta lasciata la stazione, ti porterò dall'uomo misterioso. Ti spiegherà tutto, te lo prometto. Te lo prometto. Non lavorerò mai per Cerberus. Non importa cosa abbiano fatto, cosa tu dica. Non lavorerò con dei terroristi. Quindi sono dei terroristi. Ma dopo che saremo al sicuro. Tu che sai di Mass Effect? Cos'è Cerberus? Racconta, fai un po' di storia di Mass Effect. Aspetta, segmento di codice bersaglio. Cosa devo fare? Cosa devo fare? Non mi spiega. Che tra i tentativi rimasti non mi spiega cosa devo fare. Fai un attimo, voglio fare sta cosa. Avvia. Io non so dove sei. Ah, devo fare WASD, ok, ho capito. No, ma in generale Cerberus dovrebbe essere una roba di Mass Effect 1. Vabbè, comunque. No, intendo quello che stai dicendo te. Fare WASD, che cazzo è? Ah no, quella è un'altra roba. Comunque. Io gioco su console. Ma sai cos'è Cerberus? Puoi raccontare. Tanto io sto facendo qua tutte le cose. Vediamo se riusciamo a finire questi segmenti. Sempre bello dire la parola segmenti. Cosa c'è oltre segmento? Dai, quanto manca? Michele, qua ci metto un bel po'. Ah, quelli sono tipo... È un tempo. Michele, è lentissimo però. Stiamo perdendo minuti su minuti solo a far sta cagata. So cosa devo fare io però. No, vabbè, ho sbagliato. Chi se ne frega, Fio, non voglio sprecare troppo tempo. Fioi, tra l'altro. Ah, io mi scordo ogni tanto come si corre in questo gioco. Andiamo. Puttana. Andiamo a comandare il trattore tangenziale. Facciamoli usare attrazione. Devo spiegarti che c'era questo oppure... Ah, vai, spiega intanto che io sono in mezzo alla battagliona. Dimmi quando sei pronto. No, vai, parla. Gente. Sconvolgi. Allora. Partiamo dalle origini. Vai, parti. Mi sa che ho sbagliato strada. No, ho sbagliato. Qua, lì. E stai guardando a Wikipedia. Veramente? No. Da che altro sito stai guardando? No, è che non mi ricordo come hai fatto, quindi devo vedere l'immagine. Puttana! Come sono fatto, non mi ricordo.
Puttana, no, muoio un botto, muoio un botto, muoio un botto, sono tutto rosso. Ma lasciatemi in pace. Recuperi la vita dopo un tot. Sì. Almeno sul track. Ok, sì. Minchia, ok. Preso un colpo. Qua nessuno viene a aiutarmi, puttana Eva. No, ho sbagliato tasto. Ok. Minchia, sto facendo schifo. Ah, usiamo attrazione contro uno di loro che... All'internet di merda, okay. L'immagine c'è, Rebulis. Allora, vediamo qua. Ah, un'altra cosa dei segmenti, puttana. Vabbè, non mi interessano. Tanto ci diamo. Qua è, questa qua è Miranda, quella sta parlando. I danni sono... Tanto andiamo a aiutare Coso intanto che c'è i sottotitoli. Cerco di leggere, ma mi sa che non riuscirò. Quindi ci siamo persi una parte. Ok, ok. Andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Prendo un po' di munizioni perché stanno per finire. In verità neanche tanto, però ce ne servono un bel po', quindi noi prendiamole nel dubbio. Apri la porta, ok. Coraggio, da questa parte. Parte. Siamo quasi, quasi al... Miranda. No. Ma tu eri... Morta? No, mi ha spoilerato, col sottotitolo mi ha spoilerato un botto la scena. Puttana, mi ha sparato in gola. Wilson ci aveva traditi tutti. Lo sapevo. Sapevo che mentiva. Wilson stava solo aspettando l'occasione di spararmi alle spalle. Cerberus è un gruppo di militari. Sì, 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 tipo terroristi. Saliamo sulla navetta e andiamo tipo all'Akbar. Esatto. Intendi l'uomo misterioso? So che lavorate per Cerberus. Che è capitato da questo uomo misterioso che si chiama uomo misterioso, tra. Non è mentendo al comandante che lo convinceremo a unirsi alla nostra causa. Beh, visto che interessa Cerberus, c'è sono nati prima di andare la guerra del primo contatto. Andiamo, non mi interessa. Voglio rivedere questa stazione per il resto della mia vita. O delle tue vite nel tuo caso. Tipo una organizzazione. Sì, sì, ho capito. Cioè, immaginavo. Provo, pensavo avessi giocato l'uno e ho detto magari sai, però. Vabbè. Allora, siamo in questa navicella, vediamo se abbiamo qualche cosa da fare. C'è il nostro mitico amico John che... Quando Cerberus, zucchini Cerberus, cerchini, ma Cerberus antitale, tecnici, ricercatori. Dite un attimo che sto aspettando. Per confermare il successo del progetto Lazarus. In queste condizioni alcune domande durante il viaggio della navetta dovranno bastare. Ah, okay. D'accordo. I registri indicano che sei cresciuto sulla Terra. Un ambiente difficile, senza genitori. È come Bruce sei Wayne. Sei e sei sopravvissuto all'attacco del divoratore che ha spazzato via il resto della tua squadra. Te lo ricordi? Non potevo morire. Ricordo bene. Tutte le grida, gli spari, il sangue ovunque. Sono stato l'unico a mantenere la calma e a sopravvivere. Ho letto il rapporto. Sulla sono morti 50 marine. Sei stato l'unico sopravvissuto. Soddisfatta, Miranda? Quasi. Proviamo qualcosa di più recente. Virmair, dove hai distrutto l'impianto di clonazione di Saren, hai dovuto lasciare indietro a morire un membro della tua squadra. Il tenente Kaidan Alenko è caduto in battaglia. È stata una tua decisione. Perché l'hai lasciato indietro? È stata una scelta difficile. Quel giorno ho perso un amico e non l'ho fatto con noncuranza. Noncuranza, che termine. Dovevo salvare quante più persone possibile. Kaidan si è sacrificato per il resto della squadra. Come giusto che sia. Non avremmo potuto fermare Saren. È morto da eroe. Capisco, comandante. E con noi il tuo spirito. A caso. Tutti qui a Cerberus sanno che quell'impianto di clonazione doveva essere distrutto. Ci sono altri test che dovremmo eseguire. Avanti, Miranda. Basta con i quiz. I ricordi sono a posto e posso garantire personalmente per le abilità belliche di Shepard. E immagino tu abbia ragione. Dobbiamo solo sperare che l'uomo misterioso consideri il nostro piccolo test improvvisato una prova sufficiente. Ok. Un po' di disagio. La navicella che sta andando verso... Penso sia Cerberus questo posto. Almeno, presumo. Ok. Siamo nella parte... Stanza. Ok. Andiamo dal misterioso... No! Non andiamo dall'uomo misterioso, perché il video è finito. Volevano, che non avevano misterioso, niente. Ragazzi, qui il video è finito, e come sempre vi ricordo di lasciare like, iscrivervi al canale se ancora non avete fatto, e le solite cose. Commentate per dire se vi piace questa serie, eccetera, eccetera, se ci sono degli errori che abbiamo fatto e cose del genere. E niente, ci vediamo al prossimo volta, prossimo episodio di Mass Effect. Saluta! Ciao.
Ciao a tutti. Salve a...